Prossimo incontro, Fight Call Rules. Categoria 65 kg, all'angolo blu, Lorenzo Giorgiani. Lorenzo Giorgiani! E dall'angolo rosso, signore e signori, Cristian Paratore! Cristian Paratore! Scelte importanti per quanto riguarda le musiche d'ingresso. Se ti like Collapse di Eminem può già suggerire quale sia il temperamento di Lorenzo Giorgiani. All'angolo rosso, calzoncini argentati e cavigliere rosse. Dall'altra parte, gli AC/DC per Cristian Paratore, la loro Thunderstruck. Vediamo se il folgore di tuono premierà proprio l'atleta già visto tra l'altro a Thai Box Mania 2016, in cui lottò nel bellissimo e apprezzatissimo Made in China. Assolutamente, come contro Chang Zhuangzhang, ce lo ricordiamo, ma soprattutto chi vincerà a questo punto fra ritmo ed elettricità? E questa è la vera domanda. Vedremo, questione annosa tra anche tantissimi esperti di musica, no? Quindi vedremo un po' se appianeranno almeno le divergenze sul quadrato i due atleti. Comincia adesso l'incontro, Alfredo Zica arbitra questa contesa e arbitrerà anche quella successiva, quindi chiuderà lui la Prestige e lo farà almeno per quanto riguarda questo penultimo match della pre-card di Thai Box Mania 2018. Seguendo il Fight Code Rules, è un incontro che parte subito molto veloce. Subito molto veloce, ritmo ed elettricità, come detto, ritmo ed elettricità che sono costretti a seguire attorno a noi Riccardo Piana, a cui è affidato oggi il coordinamento tecnico, Sergio Sazzo, a cui è affidata l'assistenza tecnica, ovviamente la regia suprema di Gabriele Lusco. Un team collaudatissimo, quello di The Black Studio Sports Live, che vi porta e ci porta, ci permette anche a noi di svolgere al meglio questo lavoro, di raccontarvi l'evento con riprese assolutamente sublimi come quella che state vedendo proprio in questo momento. Paratore cerca adesso in primissimo piano di far leva sulla capacità soprattutto di utilizzare molto bene l'esplosività delle leve basse, quello che un po' ha fatto spesso la differenza in questi tipo, in questo tipo di incontri. Ancora una situazione che in realtà è andata calmandosi, no? Nel corso di questo round forse i due lottatori hanno capito che forse era meglio prima prendersi le misure prima di attaccare a sprombattuto. Ricordiamo tre round da tre minuti anche per quanto riguarda questa contesa, e sicuramente come nelle altre situazioni un tempo standard, ma un tempo anche difficile da sopportare ad altissimi livelli, quindi ad altissima intensità. Adesso ci prova Giorgiani, che lotta per la Top Team Muay di Novara, esattamente come Matteo Costa che abbiamo visto poco fa, che infatti è rimasto in zona a vedere l'incontro subito dietro ai 2 secondi del Team One Shot, o se preferite del Top Team 2-5-5-6 di Novara. Adesso continua nella sua offensiva Paratore, che in quel Thai Box Mania del 2016 uscì sconfitto in realtà, però dopo un incontro molto importante e con di un certo prestigio in realtà per quello che significò al tempo lo scambio con le discipline cinesi. Per la vetrina, esatto, in questo scambio a livello internazionale, soprattutto perché se la lottò alla pari contro un avversario come Zhuang Zhuang, che per chi è del settore sa essere uno dei lottatori più preparati. Più importanti sicuramente poi tra i nomi di spicco di quel torneo e di quella manifestazione, che ebbe anche un'ottima cornice di pubblico come promette di averla front questa. Kick. Front kick importante e ben portato da
Cristian Paratore, che poi deve fermarsi nell'offensiva, però sembra essere entrato piano piano in controllo di questa contesa. Ultimi 10 secondi di un primo round giocato molto dal punto di vista dello studio, forse probabilmente anzi del cercare i limiti dell'avversario più che dello studio, proprio fisicamente buttandosi a testa bassa. Termina il primo round molto in equilibrio, colpi ad effetto non ce ne sono stati, però chiaramente tutto può cambiare nel corso del secondo, del terzo. Comunque può bastare anche semplicemente un episodio, un colpo a segno per incendiare questa contesa. Due atleti che tecnicamente ci sono validi, lo dimostra anche la tenuta in ring che hanno entrambi. Sì, Paratore ha cercato spesso e volentieri di andare sotto misura a Giorgiani, che ha risposto sempre in maniera egregia. E abbiamo parlato dell'esperienza internazionale di Paratore, e parliamo anche quella di Giorgiani, che proprio pochi mesi fa ha fatto parte della spedizione italiana nella sfida contro l'Inghilterra di Muay Thai a Birmingham. È vero, è stata una delle piccole, dei piccoli nei della spedizione, perdendo ma soltanto i punti. Era una delle due sconfitte d'Italia che ha vinto quella sfida, però già l'importanza di essere selezionato e di essere lì a fare quell'esperienza internazionale ha fatto inevitabilmente crescere il novarese. E sicuramente lo sta dimostrando poi, e lo ha dimostrato anche negli incontri successivi, e la sua crescita è stata anche molto costante. Altrimenti, insomma, una vetrina come Thai Box Mania a questo punto è difficile anche riuscire a garantirsela. Adesso nuovamente in ring con il secondo round di Giorgiani Paratore. Giorgiani che cerca in qualche modo di allontanarsi dall'avversario, che sembra essere un po' più aggressivo. Sembra, e ovviamente anche possibile, dal momento che nel secondo round è il momento giusto, diciamo, per cercare di cambiare strategia, se in qualche modo è stato evidenziato dal proprio angolo o nella propria testa che non era quella adottata la migliore. Non sente Paratore probabilmente lo stop dell'arbitro, e allora si giustifica chiaramente dicendo di non aver udito il richiamo. Siamo nuovamente in azione, anche se la fase di stallo prosegue, perché nessuno dei due sembra essere intenzionato ad entrare. Lo fa in maniera forse un po' timida anche Giorgiani, con un high kick non molto pretenzioso nell'efficacia ma soprattutto nella potenza. Entrambi stanno ancora provando a far scoprire l'avversario e a, insomma, anche un po' giocare con i nervi del rivale. Anche perché il fattore psicologico non va mai sottovalutato, specie in un sport individuale, in un uno contro uno come lo sport da combattimento. Ancora una volta lo stop, colpo non proibito nel senso della volontarietà, sferrato da Giorgiani, però in realtà un piccolo break è stato necessario. Paratore che adesso si ributta in avanti in maniera sempre molto calcolata, però. Sì, cerca più che altro di dare un senso organizzato alla sua offensiva, per evitare di andare allo sbaraglio contro un avversario che sa che potrebbe punirlo in un amen qualora si scoprisse troppo e male. Ancora una volta è sempre nel vivo dell'azione Paratore, e qui la serie di colpi, serie di calci è tesa semplicemente anche a tenere a distanza l'avversario, quindi evitare combinazioni prolungate. Non ci sono state effettivamente combinazioni troppo costruite in questo incontro finora. Sembra che entrambi i lottatori stiano cercando un tentativo o dei tentativi di andare a bersaglio troppo difficili per loro, oppure troppo difficili da mandare a segno contro questo avversario, e che quindi siano un po' imballati. Frontale difensivo di Giorgiani, che non ha intenzione di accelerare, o almeno di farlo per questo secondo round. Sembra contento della situazione che si è creata, sembra in grado di gestirla, perché per ora non ha mai scoperto il fianco a dei colpi oppure a delle iniziative di Paratore che poi abbiano causato grandi danni. One shot ci ha provato Giorgiani, in realtà il suo calcio si è stampato sul guantone destro di Paratore, e allora nulla di fatto anche per questa seconda ripresa. Va a riposo con una situazione un po' criptica di questo match.
Sì, più che mai il terzo round potrebbe diventare in qualche modo decisivo nel computo di questo incontro, al di là del rischio sempre dietro l'angolo di un knockout in generale, per dare la decisiva svolta all'incontro, dare la decisiva impressione ai giudici di averlo meritato. Vedremo chi se lo meriterà in questo terzo e ultimo round. Cristian Paratore, Lorenzo Giorgiani. Finora non hanno trovato il bandolo della matassa, mentre c'è una bellissima cornice adesso a riempire gli spalti del Pala Ruffini di Torino. Sì, quasi il pubblico del Gala per questi ultimi match della Prestige Precard, però poi appunto sul Gala ci si scatenerà, e soprattutto pian piano che aumentano le ore, pian piano che aumenta il buio fuori dal Pala Ruffini, aumenta il pubblico dentro. Terzo round che sta per cominciare, seconds out, si comincia via il gong, via la campanella e via a questi tre minuti che saranno decisivi, lo possiamo anche mettere per iscritto. Inizia subito fortissimo Paratore e lo sottoscrivo, meno male che non mi lasci da solo, e allora prova a sottoscriverlo anche Paratore con un avvio sicuramente molto diverso, ginocchiata in realtà con il volto abbassato, quindi non regolare per Lorenzo Giorgiani. Spinning back elbow a vuoto da parte dell'atleta novarese, ben evitato poi in realtà da Paratore, che riesce a parare nuovamente il front kick, non il middle però, che va a segno parzialmente parato dal gomito destro. Sì, adesso stanno decisamente lasciando un po' da parte, anche se ovviamente con la dovuta attenzione, le protezioni, la difesa, perché vogliono sbilanciare il match, vogliono iniziare a colpire dure, vogliono insomma provare a dare un'accelerata definitiva. Accelerata che deve essere però data e certificata nei prossimi secondi, non minuti. Allora ottima la difesa tutta distinto di Cristian Paratore. Clinch non efficace, doppio colpo che viene evitato da Giorgiani e si ritorna nuovamente alle corde. È un match che fatica a decollare. Richiamato per aver tenuto la gamba dell'avversario Giorgiani, aveva connesso però subito prima una bella ginocchiata al corpo. Però come dici tu, non riescono più che altro a trovare fiducia dai loro stessi colpi, anche se ogni tanto l'atterraggio di qualcuno potrebbe dare l'apertura decisiva per chissà quale combinazione, che però non arriva mai. E poi chiaramente il ritmo aiuta tantissimo per i colpi pesanti, per i colpi ad effetto di impatto, e anche a trovare un po' di fiducia e a non pensare al punto di forza del tuo avversario o al pericolo che potrebbe anche scaturirne. Quindi insomma cerchi sempre di fare il tuo incontro e non pensare al contesto che hai. Qualche scontro aereo fra gli arti inferiori dei due lottatori, poca roba, e adesso invece arriva l'inciampo che mette a terra Cristian Paratore. Però appunto anche in questa fase finale del terzo round, e qua può entrare in gioco anche la stanchezza, i due lottatori non riescono a dare una svolta al loro incontro. Fase di clinch quando la clessidra sta per esaurire la sabbia, e allora la decisione non spetterà più ai due lottatori sul quadrato, bensì a chi avrà dovuto tenere conto di quanto visto tra le corde. Prova a prendere un po' di tempo anche Giorgiani, l'abbiamo visto, cercare di allontanare con la guardia molto, molto allungata. E anche il tentativo di Paratore in jumping knee è stato poco convinto, poco potente. Iniziamo a vedere spesso i paradenti. Bocche aperte in cerca di respiro. È finita. I due lottatori adesso vanno ai punti con la consapevolezza forse di aver avuto l'occasione di osare di più e non averla mai raccolta. Diciamo che, e forse non voglio fare diciamo battute sulla nazionalità, ma l'hanno affrontato un po' all'italiana, come si dice, primo non prenderlo. Esatto, uno 0-0 forse sarebbe uscito tramutando i due lottatori in squadre di calcio, visto che siamo italiani, dai. Però alla fine il pareggio è anche una possibilità del finale di questo match, chissà che i giudici non l'abbiano proprio vista così. Vedremo, lo scopriremo tra pochissimo, perché il verdetto sta per essere emanato. E allora
direi che con i due atleti al centro del quadrato scopriamolo insieme. E vince l'incontro per verdetto unanime. All'angolo blu, Lorenzo Giorgiani! E allora premiata la condotta di Giorgiani. No. Però vengono alzati tutte e due le braccia, abbiamo visto subito Alfredo Zica essere scuotere la testa, infatti arriva il pareggio. Pareggio per come avevamo pronosticato, insomma c'è stato sostanziale equilibrio, c'è stato un approccio molto simile, insomma in qualche modo, forse il pareggio è la decisione più giusta. Anche se non la prende bene Lorenzo Giorgiani, giustamente dopo essere stato incoronato vincitore. Hot, kill the one, killing it with every drop. From London to Miami, Miami to